È tutto pronto. Domattina dobbiamo partire per Cracovia per gli esercizi. Oggi sono andata in cappella a ringraziare Dio per le innumerevoli grazie che mi ha concesso durante questi 5 mesi. Il mio cuore era profondamente commosso di fronte a tante grazie e all'amorevole interessamento delle superiore. Figlia mia, sta tranquilla. Prendo su di me tutte le questioni. Le risolverò io stesso, con le superiore e con il confessore. Tu parla con padre Andraz, con la stessa semplicità e fiducia con la quale parli con me. Oggi, 18 aprile 1933, siamo arrivate a Cracovia. Che gioia trovarmi di nuovo qui, dove ho imparato a fare i primi passi della vita spirituale. La cara madre maestra, sempre la stessa, gioiosa e piena d'amore per il prossimo. Sono entrata un momento in cappella e la gioia mi ha inondato l'anima. Mi è venuto in mente in un istante tutto un mare di grazie che ho ricevuto qui quando ero novizia. Oggi ci siamo riunite per andare per un'ora di noviziato. Madre maestra, madre Giuseppina, ci ha rivolto alcune parole, ha predisposto lo svolgimento degli esercizi. Quando ci ha detto quelle poche parole, mi è venuto davanti agli occhi il gran bene che quella madre ci ha fatto. Ho sentito nell'anima una grande riconoscenza per lei. Una certa pena mi ha stretto il cuore al pensiero che sono qui in noviziato per l'ultima volta. Ormai devo lottare con Gesù. Devo lavorare con Gesù. Devo soffrire con Gesù. In una parola, devo vivere e morire con Gesù. Non ci sarà più la maestra a seguirmi passo passo, a distruirmi, a mettermi in guardia, ad ammonirmi, ad incoraggiarmi e a riprendermi. E da sola sento una strana paura. Gesù, pensa tu a qualcosa per questo. Per la verità avrò comunque una superiora. Ma d'ora in poi mi sentirò più sola. Cracovia, 21 aprile 1933. Alla maggior gloria di Dio. Esercizi di 8 giorni prima dei voti perpetui. Oggi comincio gli esercizi. Gesù, o mio maestro, guidami tu. Disponi di me secondo la tua volontà. Purifica il mio amore, affinché io sia degna di te. Fa di me quello che desidera il tuo misericordiosissimo cuore. O Gesù, in questi giorni saremo faccia a faccia, fino al momento della nostra unione. Mantienimi, Gesù, nel raccoglimento dello Spirito. Verso sera il Signore mi disse: figlia mia, nulla ti spaventi, nulla ti turbi. Conserva una profonda tranquillità. È tutto nelle mie mani. Ti farò comprendere tutto per bocca di padre Andraz. Sii come una bambina davanti a lui. Un momento davanti al Santissimo Sacramento. O Signore, mio eterno Creatore, come potrò ringraziarti per questa grande grazia, per esserti degnato di scegliere me miserabile, come tua sposa, unendomi a te con un vincolo eterno. Amabilissimo tesoro del mio cuore, ti offro tutti gli atti di adorazione, tutti gli atti di ringraziamento delle anime sante, di tutti i cori angelici, e soprattutto in unione con la madre tua. O Maria, madre mia, ti prego umilmente, copri la mia anima col tuo manto virginale, in questo momento così importante della mia vita, in modo che io sia più gradita al figlio tuo, e possa degnamente esaltare la sua misericordia, davanti al mondo intero, e per tutta l'eternità. Oggi non sono riuscita a comprendere la meditazione. Il mio spirito era mirabilmente immerso in Dio. Nonostante l'impegno, non sono riuscita a pensare a quello che diceva il predicatore degli esercizi.
Spesso non sono in grado di pensare secondo determinati schemi. Il mio spirito è col Signore e questa è la mia meditazione. Alcune parole del mio incontro con la Madre Maestra Maria Giuseppina. Mi ha chiarito molte cose, mi ha tranquillizzato riguardo alla vita interiore, assicurandomi che sono sulla buona strada. Ho ringraziato il Signore Gesù per questa grande grazia, poiché essa è stata la prima fra le superiori a non procurarmi dubbi a questo riguardo. Quanto infinitamente buono è Dio! O ostia viva, unica mia forza, sorgente d'amore e di misericordia, abbraccia il mondo intero, fortifica le anime che stanno cedendo. Benedetto l'istante, benedetto il momento, nel quale Gesù ci lasciò il suo misericordiosissimo cuore. Soffrire senza lamentarsi, consolare gli altri, le proprie sofferenze, immergerle nel dolcissimo cuore di Gesù. Tutti i momenti liberi dagli impegni li passerò ai piedi del Santissimo Sacramento. Lì, ai piedi del Signore, cercherò luce, conforto e forza. Mostrerò incessantemente riconoscenza verso Dio per la grande misericordia che ha avuto verso di me, non dimenticando mai i benefici che mi ha elargito, e specialmente la grazia della vocazione. Mi nasconderò tra le suore come una modesta violetta tra i gigli. Voglio fiorire per il mio Creatore, il mio Signore. Voglio dimenticare me stessa. Voglio annientarmi completamente a favore delle anime immortali. Questa è una delizia per me. Alcuni miei proponimenti. Per quanto concerne la Santa Confessione, sceglierò sempre ciò che mi umilia, ciò che mi costa di più. Talvolta un'inezia costa più che non qualcosa di più grande. Prima di ogni confessione ricorderò la passione del Signore e con ciò risveglierò la contrizione del cuore. In quanto ciò è possibile, con la grazia di Dio, mi eserciterò sempre nel dolore perfetto. A tale contrizione dedicherò un maggior spazio di tempo. Prima di accostarmi alla grata, entrerò nel cuore aperto del Salvatore. Quando mi allontanerò dalla grata, risveglierò nella mia anima una grande riconoscenza verso la Santissima Trinità, per lo straordinario miracolo di misericordia che avviene nell'anima. Quanto più la mia anima è miserabile, tanto più sento che l'oceano della misericordia di Dio mi inghiotte. Mi dà tanta forza, tanta potenza. Le regole che trasgredisco più spesso sono: talvolta interrompo il silenzio, non ubbidisco alla voce della campanella, mi intrometto nei lavori affidati alle altre. Cercherò col più grande impegno di correggermi. Evitare le consorelle che mormorano, e se non è possibile evitarle, perlomeno tacere in presenza di una mormoratrice, facendo comprendere quanto è penoso per noi ascoltare cose simili. Non badare alle considerazioni umane, ma tener conto della propria coscienza, che ce ne dà testimonianza. Prendere il Dio a testimone di ogni azione. Comportarmi così ora e risolvere ogni mia questione come vorrei comportarmi e risolverla in punto di morte. Per questo in ogni questione tenere sempre presente il Dio. Evitare i permessi presunti. Raccontare di sé alle superiore anche le piccole cose, scendendo per quanto possibile ai particolari. Fedeltà nelle pratiche di pietà. Non chiedere con facilità esenzioni da pratiche di pietà. Tacere fuorché in ricreazione. Evitare gli scherzi, evitare le parole spiritose che tendono a mettere in ridicolo altri e a far rompere il silenzio.
stimare enormemente le più piccole prescrizioni. Non lasciarsi travolgere dalla frenesia del lavoro. Interrompere un momento per guardare verso il cielo. Parlare poco con gli uomini, ma parlare molto con Dio. Evitare la familiarità. Badare poco a chi è con me e chi è contro di me. Non confidare le proprie vicissitudini. Sul lavoro, evitare di prendere accordi ad alta voce. Nelle sofferenze, conservare la serenità, l'equilibrio. Nei momenti difficili, rifugiarsi nelle piaghe di Gesù. Nelle piaghe di Gesù, cercare conforto, sollievo, luce e forza. Nelle prove, procurerò di vedere l'amorevole mano di Dio. Nulla di così costante come la sofferenza. Essa tiene sempre fedelmente compagnia all'anima. Nell'amore verso di te, Gesù, non mi farò sorpassare da nessuno. O Gesù, nascosto nel Santissimo Sacramento, vedi che oggi esco dal noviziato per emettere i voti perpetui. Tu conosci la mia debolezza, tu conosci la mia pochezza. E pertanto da oggi, in modo particolarissimo, passo al tuo noviziato. Sì, continuo ad essere novizia, ma novizia tua, o Gesù. Tu sarai il mio maestro, fino all'ultimo giorno della mia vita. Verrò ogni giorno ai tuoi piedi, a lezione da te. Non intraprenderò da sola la più piccola cosa, senza aver prima consultato te, come mio maestro. Sono contenta, Gesù, tanto contenta che tu stesso mi abbia attirata ed accolta nel tuo noviziato, cioè nel tabernacolo. Pronunciando i voti perpetui, non divento affatto una perfetta religiosa. Oh no! Io continuo ad essere una piccola e debole novizia di Gesù e cercherò di tendere alla perfezione come nei primi giorni di noviziato, procurando di avere la disposizione d'animo che avevo il primo giorno, in cui si aprì per me la porta del convento. Con la fiducia, con la semplicità di un piccolo bimbo, mi affido a te oggi, Signore Gesù, mio Maestro. Lascio a te la completa libertà di guidare la mia anima. Guidami per le strade che tu vuoi. Io non voglio conoscerle. Io verrò fiduciosa dietro a te. Il tuo cuore misericordioso può tutto. La piccola novizia di Gesù, Suor Faustina. Fin dall'inizio degli esercizi, Gesù mi aveva detto: in questi esercizi sarò io stesso a dirigere la tua anima. Voglio confermarti nella tranquillità e nell'amore. E così trascorsero per me i primi giorni. Il quarto giorno cominciò a tormentarmi una tale inquietudine. Non mi trovo forse in uno stato di falsa tranquillità? Ed un tratto udii queste parole: figlia mia, immagina di essere la regina di tutta la terra, di avere la possibilità di disporre di tutto come ti pare, di avere ogni possibilità di fare del bene come ti piace. Ed ecco che bussa alla tua porta un bambino molto piccolo, tutto tremante, con le lacrime agli occhi, ma con tanta fiducia nella tua bontà. E ti chiede un pezzo di pane, per non morire di fame. Come ti comporteresti con questo bambino? Rispondi. Rispondi a me, figlia mia. Io dissi: o Gesù, gli darei tutto quello che chiede, ma anche mille volte di più. Il Signore mi disse:
così io mi comporto nei confronti della tua anima. Durante questi esercizi, non solo ti darò la tranquillità, ma anche una tale disposizione d'animo che tu non potrai essere inquieta nemmeno se lo vorrai. Il mio amore ha preso possesso della tua anima e voglio che si fortifichi in essa. Accosta il tuo orecchio al mio cuore e dimentica tutto. Medita sulla mia insondabile misericordia. Il mio amore ti darà la forza ed il coraggio che ti sono necessari in questi casi. O Gesù, ostia viva, tu sei mia madre, tu sei tutto per me. Io verrò da te, o Gesù, con semplicità e con amore, con fede e con fiducia. Dividerò tutto con te, come un bimbo con la madre amata. Le gioie e le sofferenze, in una parola tutto. Quando penso a questo, che il Dio si unisce a me per mezzo dei voti, cioè io a Lui, nessuno può comprendere quello che prova il mio cuore. Già fin d'ora il Dio mi fa conoscere tutta l'immensità del suo amore, col quale mi ha amato fin da prima dei secoli, mentre io ho cominciato ad amarlo soltanto nel tempo. Quanto più lo conosco, tanto più ardentemente, tanto più fortemente lo amo, e le mie azioni sono più perfette. Tuttavia, quando penso che fra qualche giorno devo diventare una cosa sola col Signore, per mezzo di voti perpetui, una gioia così inconcepibile inonda la mia anima che non riesco assolutamente a descriverla. Dalla prima volta che ho conosciuto il Signore, lo sguardo della mia anima è sprofondato in Lui per l'eternità. Ogni volta che il Signore si avvicina a me, e con questo avviene da parte mia una più profonda conoscenza, l'amore nella mia anima si perfeziona sempre più. Prima della confessione, io udii nell'anima queste parole. Figlia mia, digli tutto. Svela la tua anima di fronte a Lui, come fai davanti a me. Non avere paura di nulla. Per la tua tranquillità, metto questo sacerdote fra me e la tua anima. Le parole che ti risponderà sono mie. Svelagli le cose più segrete della tua anima. Io gli darò la luce perché conosca la tua anima. E così, quando mi avvicinai alla grata, sentii nell'anima una così grande disponibilità a parlare di tutto, che io stessa in seguito me ne meravigliai, e le sue risposte diedero alla mia anima una tranquillità tanto profonda. Le sue parole sono state, sono e rimarranno per sempre come colonne di fuoco, che hanno illuminato e continueranno ad illuminare la mia anima, nel tendere alla più alta santità. Le indicazioni ricevute da Padre Andraz le ho annotate in un'altra pagina di questo quaderno. E ultimata la confessione, il mio spirito si immerse in Dio. Continuai a pregare per 3 ore, e mi sembrò che si fosse trattato di pochi minuti. Da allora non metto impedimenti alla grazia che opera nella mia anima. Gesù sapeva, perché avevo paura di trattare familiarmente con Lui, e non se ne ha fatto offeso. Dal momento che il Padre mi ha assicurato che non si tratta di illusioni, ma di una grazia di Dio, cerco di essere fedele a Dio in tutto. E ora vedo che sono pochi i sacerdoti che comprendono tutta la profondità dell'azione di Dio nelle anime. Da allora ho le ali sciolte per il volo e desidero volare in alto, nel calore stesso delle sole. Il mio volo non si fermerà finché non riposerò in Lui per l'eternità. Se noi vogliamo molto in alto, tutta la caligine, la nebbia, le nuvole sono sotto i nostri piedi.
Tutta la parte sensibile del nostro essere deve sottostare allo Spirito. O Gesù, io desidero la salvezza delle anime immortali. Nel sacrificio, io darò sfogo al mio cuore. Nel sacrificio che nessuno neanche sospetterà. Mi annienterò, brucerò, senza che nessuno se ne accorga. Nel sacro fuoco dell'amore di Dio. La presenza di Dio mi è d'aiuto, affinché il mio sacrificio sia perfetto e puro. Come sono errate le apparenze e i giudizi ingiusti. Quante volte viene oppressa la virtù solo perché è silenziosa, per convivere sinceramente con persone che punzecchiano in continuazione. È necessario un grande spirito di sacrificio. La persona sente che sanguina, ma le ferite non si vedono. Oh Gesù, quante cose ci svelerà soltanto l'ultimo giorno. E che gioia! Dei nostri sacrifici nulla va perduto. L'ora santa. Durante quest'ora di adorazione ho conosciuto tutto l'abisso della mia miseria. Tutto ciò che vi è in me di buono è tuo, Signore. Ma appunto perché sono misera e piccola, ho il diritto di contare sulla tua infinita misericordia. Domattina, Gesù, devo pronunciare i voti perpetui. Ho pregato il cielo e la terra. Ho invitato tutto ciò che esiste a ringraziare Dio per questa grande ed inconcepibile grazia. Ed improvviso ho sentito le parole. Figlia mia, il tuo cuore è il paradiso per me. Ancora un momento per pregare e poi bisogna andare via di corsa. Ci mandano via da ogni parte, dato che per la giornata di domani debbono sistemare tutto a dovere. La cappella, il refettorio, la sala, la cucina, e noi dobbiamo andare a riposare. Ma di dormire non se ne parla. La gioia ha tolto il sonno. Pensavo, che sarà mai il paradiso? Se già qui in questo esilio Dio ricolma così la mia anima. Preghiera durante la Santa Messa nel giorno dei voti perpetui. Oggi depongo il mio cuore dove è posto il tuo cuore. Oggi mi offro insieme a te, Gesù, a Dio, Padre tuo e mio, come vittima d'amore e di adorazione. Padre di misericordia, guarda all'offerta del mio cuore, ma attraverso la ferita del cuore di Gesù. 1 maggio 1933. L'unione con Gesù nel giorno dei voti perpetui. O Gesù, il tuo cuore è da oggi mia proprietà, ed il mio cuore è tua proprietà esclusiva. Il semplice ricordo del tuo nome, o Gesù, è una delizia per il mio cuore. In verità non potrei vivere nemmeno un istante senza di te, o Gesù. Oggi la mia anima è annegata in te, come nell'unico suo tesoro. Il mio amore non conosce impedimenti nel dare dimostrazioni d'attaccamento al suo diletto. Parole di Gesù durante la funzione dei voti. Mia sposa, i nostri cuori sono uniti per l'eternità. Ricordati a chi sei impegnata. Non è possibile riferire tutto. La mia richiesta, fatta nel momento in cui mi misi con le braccia in croce sotto il panno funebre, pregai il Signore che mi concedesse la grazia di non offenderlo mai, con nessun peccato, anche il più piccolo, e nemmeno con un'imperfezione volontaria e consapevole. Gesù, io confido in te, ti amo con tutto il cuore. Nei momenti più difficili, tu sei mia madre. Per amore verso di te, o Gesù, io oggi muoio completamente a me stessa e comincio a vivere per la maggior gloria del tuo santo nome. O amore, per amore,
O Santissima Trinità, mi offro a te come vittima di adorazione, come olocausto del mio totale annientamento. E con questo annientamento di me stessa, desidero l'esaltazione del tuo nome, o Signore. Come un piccolo bocciolo di rosa, mi getto ai tuoi piedi, o Signore. Il profumo di questo fiore sia noto soltanto a te. Tre richieste nel giorno dei voti perpetui. Gesù, io so che in questo giorno tu non mi negherai nulla. Prima richiesta. Gesù, mio sposo amatissimo, ti prego per il trionfo della Chiesa, soprattutto nella Russia e nella Spagna, perché benedica il Santo Padre, Pio XI, e tutto il clero, per ottenere la grazia della conversione dei peccatori induriti nel peccato, per una speciale benedizione e luce, te ne prego, Gesù, per i sacerdoti, presso i quali mi confesserò durante la mia vita. Seconda richiesta. Una benedizione alla nostra congregazione e un grande fervore nella congregazione. Benedici, o Gesù, la Madre Generale, la Madre Maestra e tutto il noviziato e tutte le superiore. I miei carissimi genitori, concedi la tua grazia alle nostre educande. Fortificale. Fortificale così saldamente nella tua grazia, in modo che quelle che lasciano le case non ti offendano più con nessun peccato. Ti prego, Gesù, per la mia patria. Difendila dagli assalti dei nemici. Terza richiesta. Gesù, ti prego per le anime che hanno più bisogno di preghiere. Ti prego per gli agonizzanti. Sii misericordioso con loro. Ti prego anche per la liberazione di tutte le anime del purgatorio. O Gesù, ti raccomando delle persone particolari, i miei confessori, le persone che si sono raccomandate alle mie preghiere, e una certa persona, quel sacerdote che ho conosciuto a Vilno, che deve essere il mio confessore. Una certa anima ed un certo sacerdote, un certo religioso, al quale, come sai, Gesù, io debbo tanto. E tutte le persone che sono raccomandate alle mie preghiere. O Gesù, tu in questo giorno puoi fare tutto per coloro per i quali ti prego. E per me ti prego, Signore, transustanziami completamente in te. Conservami sempre nel santo fervore per la tua gloria. Dammi la grazia e la forza dello Spirito per compiere in tutto la tua santa volontà. Ti ringrazio, mio amatissimo sposo, per la dignità che mi hai conferito, e specialmente per le insegne regali che da oggi mi adornano, e che nemmeno gli angeli hanno, e cioè la croce, la spada e la corona di spine. Ma soprattutto, Gesù mio, ti ringrazio per il tuo cuore. Esso mi basta per tutto. O Madre di Dio, Maria Santissima, Madre mia, tu ora sei mia madre in modo particolarissimo, e questo perché il tuo amato figlio è mio sposo, e quindi siamo entrambi figli tuoi. Per riguardo verso il tuo figlio devi amarmi. O Maria, Madre mia amatissima, dirigi tu la mia vita interiore, in modo che sia gradita al figlio tuo. Santo, onnipotente Iddio, in questi momenti di tanta grazia, con la quale mi unisci a te per l'eternità, io, piccola nullità, con la più grande riconoscenza, mi getto sotto i tuoi piedi, come un piccolo e sconosciuto fiorellino, il cui profumo d'amore salirà giornalmente verso il tuo trono. Nei momenti delle lotte, delle sofferenze, delle tenebre, delle tempeste,
della nostalgia, della tristezza. Nei momenti delle prove difficili, nei momenti in cui non sarò compresa da nessuna creatura, ed anzi sarò da tutti condannata e disprezzata, ricorderò il giorno dei voti perpetui, il giorno di una inconcepibile grazia di Dio. 1 maggio 1933. Particolari propositi degli esercizi spirituali. Amore del prossimo. Primo. Essere servizievole con le suore. Secondo. Non parlare degli assenti e difendere il buon nome del prossimo. Terzo. Rallegrarsi dei successi del prossimo. Oh Dio, quanto desidero essere una piccola bambina. Tu sei mio padre. Tu sai bene quanto sono piccola e debole. Perciò ti scongiuro. Tienimi presso di te in tutti i momenti della mia vita, e specialmente nell'ora della morte. Io so, Gesù, che la tua bontà supera la bontà della più tenera delle madri. Per ogni umiliazione ringrazierò il Signore. Pregherò in modo speciale per la persona che mi ha fornito l'occasione di umiliarmi. Mi annienterò a favore delle anime. Non badare ad alcun sacrificio, stendendomi sotto i piedi delle suore, come un piccolo tappeto, sul quale non solo possono camminare, ma possono anche pulirsi i piedi. Il mio posto è sotto i piedi delle consorelle. Nella vita pratica cercherò di procurarmelo in modo che nessuno se ne accorga. Mi basta che lo veda Dio. Già sono cominciate le giornate grigie, le giornate della normalità quotidiana. Sono passati i momenti solenni dei voti perpetui, ma nell'anima è rimasta tanta grazia di Dio. Io sento che sono tutta di Dio. Io sento che sono sua figlia. Sento che sono totalmente proprietà di Dio. Avverto questo anche fisicamente, sensibilmente. Sono pienamente tranquilla per tutto, perché so che è compito dello sposo pensare a me. Ho dimenticato completamente me stessa. La mia fiducia è riposta senza limiti nel suo cuore misericordioso. Io sono continuamente unita a lui. Avverto come se Gesù non potesse essere felice senza di me. E io senza di lui. Benché comprenda bene che in quanto Dio è felice in se stesso e non ha bisogno assolutamente di nessuna creatura per la propria felicità. Tuttavia la sua bontà lo costringe a donarsi alle creature. E questo con una inconcepibile generosità. Oh mio Gesù, ora mi impegnerò per l'onore e la gloria del tuo nome, lottando fino al giorno in cui tu stesso mi dirai: basta così. Ogni anima che mi hai affidato, Gesù, cercherò di aiutarla con la preghiera e con il sacrificio, affinché la tua grazia possa operare in essa. O grande innamorato delle anime, mio Gesù, ti ringrazio per la grande fiducia, poiché ti sei degnato di affidare queste anime alle nostre cure. Giorni di lavoro, giorni di grigiore. Per me non siete affatto grigi, poiché ogni momento mi procura nuove grazie e la possibilità di fare del bene. 25 aprile 1933. Permessi mensili. Passando, poter entrare in cappella. Impiegare i momenti liberi dalle occupazioni nella preghiera. Prendere, dare, prestare qualche piccola cosa. Fare una seconda colazione e la merenda. Qualche volta non potrò partecipare alla ricreazione. Qualche volta non potrò neppure prendere parte alla preghiera in comune. Qualche volta non potrò partecipare alle preghiere della sera e del mattino. Qualche volta rimanere qualche momento dopo le 21,
presso i miei impegni e talvolta fare le pratiche di pietà dopo le 21. Appena ho qualche momento di tempo, scrivere o annotare qualcosa. Parlare per telefono. Per uscire di casa. Quando sono in città, entrare in qualche chiesa. Visitare le suore ammalate. Entrare nelle celle delle altre suore in caso di necessità. Qualche volta, bere acqua al di fuori dell'orario. Piccole mortificazioni. Recitare la coroncina della Divina Misericordia con le braccia in croce. Il sabato, una parte del rosario con le braccia in croce. Talvolta una preghiera stesa a terra in forma di croce. Il giovedì, l'ora santa. Il venerdì, una mortificazione maggiore per i peccatori agonizzanti. O Gesù, amico dei cuori oppressi dalla solitudine, tu sei il mio rifugio. Tu sei la mia pace. Tu sei l'unica mia salvezza. Tu sei la quiete nei momenti della lotta e nel mare dei dubbi. Tu sei il raggio luminoso che illumina la strada della mia vita. Tu sei tutto per un'anima solitaria. Tu comprendi le anime, anche se non parlano. Tu conosci le nostre debolezze e come un buon medico consoli e curi, riducendo le sofferenze da buon intenditore. Parole del vescovo che si trovano nella cerimonia dei voti perpetui delle suore. Accetta in mano questo cero, in segno di illuminazione celeste e di amore ardente, mentre il vescovo consegna l'anello. Ti sposo a Gesù Cristo, figlio dell'Eterno Padre, che ti conservi senza macchia. Ricevi quest'anello in segno dell'eterna alleanza che contrai con Cristo, sposo delle vergini. Sia per te l'anello della fedeltà, il sigillo dello Spirito Santo, in modo che tu sia chiamata sposa di Cristo, e se l'avrai servito fedelmente, venga incoronata per l'eternità. O Gesù, io confido in te, confido nell'oceano della tua misericordia. Tu sei per me una madre. Quest'anno, 1933, è per me particolarmente solenne, poiché in quest'anno del giubileo della passione del Signore ho pronunciato i voti perpetui. La mia offerta sacrificale l'ho unita in modo speciale al sacrificio di Gesù sulla croce, perché divenisse in questo modo più gradita a Dio. Ogni mia azione la compio con Gesù, per Gesù, in Gesù. Dopo i voti perpetui, sono rimasta ancora a Cracovia per tutto il mese di maggio, poiché la mia destinazione oscillava tra Labga e Vilno. Una volta che la madre generale mi chiese: «Come mai lei sorella se ne sta così silenziosa e non si prepara per partire da nessuna parte?» Io risposi: «Io voglio la pura volontà di Dio. Dove mi manda lei, cara madre, senza ingerenze da parte mia, lì sono certa che è per me la pura volontà di Dio.» A queste parole la madre generale mi disse: «Molto bene.» Il giorno dopo la madre generale mi chiamò. Mi disse: «Dato che lei voleva la pura volontà di Dio, eccola, lei andrà a Vilno.» Così io ringraziai, attesi il giorno in cui mi avrebbero detto di partire. Però gioia e timore mi invasero l'anima. Sentivo che Dio mi preparava là molte grazie, ma anche molte tribolazioni. Ad ogni modo, fino al 27 maggio rimasi a Cracovia. Dato che non avevo un lavoro fisso, m'andavo ad aiutare nell'orto e per varie circostanze lavoravo da sola, ebbi la possibilità per tutto il mese di fare gli esercizi secondo il sistema dei gesuiti. Benché partecipassi alle ricreazioni comuni, continuai gli esercizi di Sant'Ignazio, durante i quali ottenni molta luce da Dio. Sono passati 4 giorni dai voti perpetui. Ho cercato di fare l'ora santa. Era il primo giovedì del mese.
Appena entrata in cappella, la presenza di Dio si impossessò di me. Io sentivo chiaramente che il Signore era accanto a me. Dopo un momento, vidi il Signore tutto coperto di ferite. Mi disse: «Vedi chi hai sposato». Io compresi il significato di quelle parole. E risposi: «Oh Gesù, io ti amo maggiormente, vedendoti così ferito ed annientato, più che se ti vedessi nella tua maestà». E Gesù mi domandò: «Perché?» Io risposi: «Una grande maestà spaventa me che sono così piccola. Io sono una nullità. Le tue piaghe mi attirano verso il tuo cuore. Mi parlano del tuo grande amore per me». E dopo questo colloquio subentrò il silenzio. Osservai attentamente le sue sante piaghe e mi sentii felice soffrendo con lui. Io soffrendo non soffrivo, perché ero felice di conoscere la profondità del suo amore. E passò un'ora che per me fu come un minuto. Non giudicare mai nessuno. Per gli altri, avere occhi pieni di indulgenza. Per sé, avere occhi severi. Per ogni cosa, fare riferimento a Dio. E ai miei occhi, sentirmi quella che sono. Cioè la più grande miseria. Una nullità. Nelle sofferenze, conservare la pazienza e la serenità, sapendo che col tempo tutto passa.